some. Per molti il calcio serve a divertirsi, ma qui alla scuola elementare di Mahlasé di Massana, a Mamelodi, vicino Pretoria, è molto più di questo. Qui è stato avviato un programma educativo che usa la passione per il calcio come strumento per aiutare i bambini poveri, con situazioni familiari disastrose, a prendere in mano la loro vita. Questa è una delle aree più povere della zona povera, dove la maggior parte dei genitori di questi bambini è senza lavoro. Perciò, per la scuola è difficile venire incontro ai loro bisogni. L'altro problema è quello degli abusi che subiscono soprattutto a casa. Alcuni di loro sono vittime di abusi fin da piccoli. A 6 anni, soprattutto i ragazzi che vengono sodomizzati, ma anche le bambine, violentate dai familiari. A loro piace molto fare la lotta, ma qui, giocando a calcio, possono fare amicizie e lavorare come una squadra. Molti capofamiglia sono giovanissimi. Può essere una ragazzina che non ha genitori e che deve prendersi cura dei fratelli minori a casa. È come un adulto, deve occuparsi degli altri e se ha un po' di soldi uscire e comprare quello che serve. È un progetto che vede assieme Sudafrica e Germania, sostenuto dall'Unione Europea e messo in piedi dall'Organizzazione Tedesca per la Cooperazione Internazionale, GTZ. Usa non solo lo sport, ma anche la musica per educare i bambini. Questo programma è olistico, non si concentra solo sullo sport, ma anche sui valori morali, sulle abilità personali e relazionali. Aiuta il bambino a crescere come individuo. Stiamo avendo molti risultati. Insegniamo loro le arti, le abilità personali e relazionali, lo sviluppo della leadership, la coscienza ambientale e comunitaria. Discutiamo con loro le questioni rilevanti per la loro comunità e per la loro vita. Mahlasé di Massana sta funzionando. Quello che facciamo qui è successo, ma ci sono ancora alcune sfide da affrontare, in particolare quando dobbiamo andare a giocare ai tornei all'esterno, perché bisogna spostarsi, andare a giocare in altre scuole e a volte non abbiamo soldi per i trasporti, ma ci stiamo provando. Mi piace davvero giocare con i bambini, adoro vederli divertirsi, ridere, perché odio vedere i bambini tristi.